Salve a tutti. Salve a tutti. È Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Medetta Aragno Studi Politesti. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Medetta Aragno Studi Politesti è Carriera Postale 53 Marostica Vicenza. Francesco, gli abbiamo promesso l'altra volta? Sì. Prima però parliamo un attimino di domani sera. Domani sera abbiamo il nostro 14° incontro. Quattordicesimo incontro sulla via occidentale della conoscenza, cioè sul Crogiolo dello Stregone a Marostica. Di cosa parleremo domani sera? Parleremo del giudizio di necessità e affronteremo anche che cos'è il giudizio di necessità, cosa deve affrontare il giudizio di necessità, la realtà del giudizio di necessità, che in realtà sono tutti i giudizi che noi diamo nella vita, no? Cioè, visto che non sappiamo niente dell'assoluto, come qualcuno vorrebbe invece sostiene, cioè, probabilmente ha delle dritte sue, e noi abbiamo invece tutta la parzialità, tutta la relatività di ciò che noi siamo, di ciò che è la nostra esistenza. Per cui i nostri giudizi sono sempre giudizi necessari per la nostra vita, non sono mai giudizi assoluti. Naturalmente col giudizio di necessità siamo entrati però nel sistema sociale, e il giudizio di necessità non è un giudizio che do al sole o a Minerva o a Diana, è un giudizio che do ad altri uomini, i quali si fanno un'idea e i quali reagiscono nei miei confronti, per cui va calibrato all'interno del sistema sociale, come quello che stiamo facendo. E questo è per domani sera, dalle ore 20:15 alle 20:40? 20? Sì, 20:40. 20:40. Sì, diciamo più o meno qualcuno arriva dalle ore 20. È meglio, sì. Più o meno, comunque dalle 20:15 alle 20:40 in via Montello 66. Via Montello 66 a Marostica, via Montello, vi ricordo, la statale che da Marostica porta a Vicenza, e poi andiamo sulla sala dei dibattiti. Ormai abbiamo, stiamo avviandoci alla conclusione del ciclo dei dibattiti. Finora sono state fatte circa 700 cartelle, Francesco, di cui ne abbiamo discusse oltre 400 e con questa arriveremo a 500 cartelle. E i dibattiti si concluderanno come? Si concluderanno col chiederci il perché delle cose. E nel chiederci il perché delle cose parleremo anche della critica. La critica degli oggetti, il nostro modo di affrontare con le idee nella vita di tutti i giorni. Parleremo della la follia controllata e parleremo anche di quanti matti che abbiamo attorno. La psichiatria dice che non esiste un uomo sano, siete tutti matti, e in realtà bisogna usare la follia controllata per affrontare i matti, non c'è niente da fare. Parleremo della... se qualcuno vuole la dimostrazione dei matti su internet potremmo fornire un'ampia serie, penso, degna sicuramente di riempire qualche libro di testo e soprattutto qualche testo basilare della psichiatria. Esatto. Claudio, appunto, gli ho anche citato appunto alcuni casi di follia, ma veramente di follia, di pazzia. non era controllata, certamente. No. Poi entreremo nei mondi a percezione, dove non potremo parlare dei mondi, ma solo del nostro atteggiarci nei mondi a percezione, e dovremo sospendere il giudizio e vedremo perché e dove, quando sospendere il giudizio. In realtà dovremo farlo sempre, ma comunque, insomma, la necessità di farlo. Affronteremo l'intento, e nell'intento parleremo di una cosa che solo la stregoneria ha, in pratica è il tempo come spazio, cioè la visione degli oggetti all'interno del tempo e non dello spazio. E là dovrò farmi un bel mazzo, concluderò probabilmente quello della volontà. E poi affronteremo l'attenzione, perché tutto ciò che noi facciamo è l'attenzione, sarà un po' il riepilogo di tutto il crogiolo, perché abbiamo sempre manipolato l'attenzione, e infine faremo il sognare, e con quello concluderemo quello che è il crogiolo dello stregone. E sarà a luglio, speriamo di riuscire a farne una sistematica. Sì, le previsioni sono giuste, ma sai, cosa del giudizio, purtroppo è una di quelle parole che il monoteismo ha sempre contaminato e ha sempre mescolato e ha sempre falsificato. Il problema, sai, che quando si parla di giudizio la gente ha la visione del giudizio universale del Dio monoteista. E il termine giudizio a questo punto ne viene largamente compromesso, anche se è una valutazione diversa. Perciò quando noi parliamo di giudizio, non dobbiamo pensarci di essere il Dio creatore che è al centro del mondo, che crea il mondo, distrugge il mondo. Il nostro sempre giudizio relativo,
dettato sempre dalle nostre capacità, dalle nostre qualità, cioè, e poi influenzato e manipolato e manipolabile, perché appunto non possiamo pensare di essere delle fortezze in cui tutti quanti gli altri sono soltanto delle piume e sbattono contro la nostra fortezza, perché esistono fortezze che sono più forti di noi. E tanto di conseguenza il pensarsi in maniera egocentrica o quasi narcisistica, e il mito di Narciso lo dice, ci porta sempre alla morte, cioè nel senso alla perdita del nostro corpo, che è la cosa fondamentale che abbiamo, e alla perdita della nostra vita, che è la cosa più importante. Perciò bisogna abituarsi a non pensare che quando uno dà un giudizio è il Dio che decide oggi faccio il mondo, oggi lo distruggo, perché contemporaneamente esistono miliardi di persone o milioni di persone che fanno una loro valutazione, e la valutazione delle persone avviene sempre condizionata, e anche gli altri possono agire al contrario del nostro giudizio. Non possiamo pensare che esista un giudizio unico o che esista un metro in cui date dei presupposti, date delle condizioni, date dei riferimenti, date delle coordinate, la conclusione del giudizio sia univoca, perché sappiamo che il giudizio non appartiene alla logica, e la logica è un'invenzione, è un qualcosa che ci è capitato, ma anche la logica non è assoluta, non è universale. Sempre... Non esiste l'equazione dell'universo. Sì, cioè nel senso che, sai, purtroppo siamo sempre pensati alle leggi fisiche statiche che non sono statiche, cioè di conseguenza anche il nostro giudizio è influenzato anche dalla nostra capacità di acquisire informazioni, perché per emettere un giudizio non possiamo pretendere di conoscere la verità o di possedere o di essere la verità. Abbiamo la necessità o il bisogno sempre di avere informazioni, di andarle a cercare. E non possiamo pensarci di fermarci, perché purtroppo il problema del giudizio è che molte persone pensano che arrivate a una certa età hanno acquisito sufficienti informazioni o sufficienti dati o sufficienti elementi per fermarsi nella loro capacità di cognizione, di apprendimento o di osservazione o di comprensione del mondo. E questo è un errore, perché la vita non è fatta per fasi in cui si chiude la conoscenza. La conoscenza appartiene, finché c'è vita c'è conoscenza, finché c'è vita c'è ricerca, e di conseguenza il nostro giudizio deve essere sempre arricchito da vari elementi. Perciò se noi non stiamo attenti agli elementi che ci vengono forniti, molte volte gli elementi che ci vengono forniti ad arte, a proposito, e noi stupidamente andiamo a utilizzarli. Perciò la capacità fondamentale di un individuo che vuole diventare se stesso, cioè non diventare l'epigono di Dio, ma diventare se stesso, realizzare la propria esistenza, è quella continuamente di tenersi, diciamo così, informato o in contatto con il mondo. E solo con questo potrà cercare di emettere un giudizio. E quando emetterà un giudizio, saprà che il suo non è un giudizio universale. Esatto, sarà che è il suo. E comunque anche il giudizio degli dei è il loro giudizio di quel momento. Sì, anche perché il nostro animo è sempre molteplice, non possiamo pensare di essere univoci, perché ci sono molte cose che vanno a influenzare i nostri giudizi, molte cose che filtrano anche la nostra razionalità. Esatto, e superano la nostra razionalità ed esprimono anche delle necessità. Sì, o ad esempio, cioè, i richiami, tutti noi siamo sensibili a certi richiami. Vero. Perciò, sì. Perciò basta fornire il richiamo giusto e noi e noi ci cadiamo, certo, attacchiamo. Infatti, ma mi sembra che sia anche normale questo, non c'è, fa parte del gioco della vita. Sì, ma infatti, non è che sia negativo, cioè, bisogna constatare che gli elementi di cui noi siamo composti sono questi, e di conseguenza non possiamo dire noi vorremmo essere diversi, noi siamo così, di conseguenza finché avremo questa biologia, finché avremo questa struttura fisica, finché avremo un mondo fatto in queste forme, noi dovremo agire in questa maniera, e non possiamo sperare un Eden. No. Ecco, di conseguenza non possiamo sperare un Eden. L'Eden lo possiamo fare. Si sente a fare. Bisogna portare le carriolate di letame finché le piante crescano. Non c'è niente da fare. Oh, d'altronde, Francesco, quando piove merda, qualcuno deve pure aprire l'ombrello, no? Sì. Questo era Ghostbuster, credo sia citazione del film Ghostbuster. Va bene, ragazzi, comunque questo è quello che stiamo facendo. E ricordate una cosa, tutto il Crogiolo dello Stregone ormai, almeno gli ultimi dibattiti, vengono messi in CD. C'è un amico che si fa un mazzo tanto, e lo ringraziamo sempre un milione di volte. Francesco, proprio per lui, Francesco ha portato i CD, ma gli ho detto, senti, a sto punto glieli dai domani. Se per caso hai qualche problema, telefono di Racci e Franco, caro, il limite me li faccio dare, ma tanto vale che te li dia domani. A meno che non ci siano problemi.
o se no può chiamare sul cellulare. Esatto, chiamare sul cellulare. No, ma al limite do anche per chi vuole venire alle conferenze, non è pratico della zona, che è 338 319 7720. Bisogna, appunto, se qualcuno ha difficoltà, è un po' difficile, comunque se ha delle difficoltà per raggiungere la zona, può sempre chiamare, appunto, e noi gli diamo lì le dritte per arrivarci. Vi ricordo che quello che noi stiamo facendo col Crogiolo dello Stregone, tutti i dibattiti che abbiamo fatto finora e che andiamo a concludere, quel tipo di concettualità, cioè quel tipo di modo di essere, è perché al primo dibattito abbiamo parlato delle determinazioni. Mm. Se noi al primo dibattito non parlavamo delle determinazioni, tutto quello che avevamo fatto ha un senso molto relativo. Cioè, se io non mi considero un Dio che opera nel mondo, che agisce nel mondo e non riconosce gli dèi nel mondo e con gli dèi ci cammina assieme, oppure ci combatte nelle contraddizioni della vita al fine di costruirsi, perché questo è il nostro concetto di Dio. Cioè, qual è il concetto di Dio per il paganesimo? È un'entità che esprime una volontà che si costruisce e che si trasforma in base a ciò che è, in base al proprio divenuto. Chiaramente io non sono il sole, sono solo una persona, insomma, non sono altro, però mi riconosco come un'entità finita che va a costruirsi, cioè che va ad affrontare la vita, a sviluppare la sua volontà e a combattere. Solo in questo modo e solo riconoscendo nel mondo un mondo di dei con i quali posso sia scontrarmi sia camminare assieme, vi ricordate Empedocle, amicizia e guerra feroce, guerra è la contraddizione e l'amicizia è un camminare assieme, un'alleanza. Se io opero in questo modo nel mondo riconoscendo me stesso un Dio e gli altri degli dei che possono essere anche più forti di me, con cui posso camminare assieme, ma comunque in ogni caso non mi metto mai in ginocchio gratuitamente, c'è sempre un mutuo dare di avere di energia, solo in quel modo può esistere il Crogiolo dello Stregone come noi stiamo dicendo, altrimenti non ha senso. C'è chiaro questo? Cioè, sì, no, ma appunto non capisco questa roba qua, sai, perché quando diciamo noi siamo degli dèi, qualcuno pensa al Dio padrone, fa ecco arriva il nuovo Hitler o il nuovo Stalin che vuol fare il paron del mondo su me. No, non è questo il nostro concetto di essere un Dio. Non ha niente a che vedere col concetto monoteista. Sì, cioè nel senso che l'immagine di Dio o di Gesù Cristo, non si può dire prendiamo Gesù Cristo e lo chiamiamo Dioniso, perché Dioniso è un'altra cosa, cioè nel senso che non è un cambio di etichetta o un cambio di nome, è un cambio di sostanza, di conseguenza questo è fondamentale comprenderlo, perché purtroppo noi siamo abituati a ragionare col monoteismo come fosse la religione. Invece è una delle religioni, la peggiore in assoluto che sia comparsa nella storia dell'umanità, però è una religione. È stata la sua capacità di imporsi come unica che logicamente ha agito, ma il fatto che si sia realizzato come unica non è stato tanto per la capacità del loro Dio inesistente, ma è stato per la criminalità degli uomini che hanno utilizzato questa religione. E logicamente questa criminalità di questi uomini cristiani hanno creato un'immagine di Cristo criminale, ma Cristo rimane un criminale sostanzialmente. E tutti i comportamenti che i monoteismi hanno avuto in seguito hanno sempre avuto atteggiamenti criminali, perché la religione monoteistica appartiene a una volontà criminale rispetto sia al mondo, sia alla società e a tutte quante le affermazioni che l'uomo riesce a creare. Perciò non pensate che una religione o una religione diversa sia identica al monoteismo, cambiano solo i nomi o le definizioni. È una forma religiosa sostanzialmente diversa in tutto e per tutto. Cioè, perciò non è neanche a chiamare religione il monoteismo come noi lo consideriamo come pagani, è un'altra roba. Cioè, sì, esatto. È monoteismo e basta. È cioè, monoteismo, il monoteismo non è cioè, una religione. E già nel suo nome ha già il concetto proprio cioè, di uno. E quando si parla sempre di uno, siamo sempre nella numerazione, perciò nella quantificazione della capacità delle persone di fare le cose. Va bene. Allora, questo appuntamento per domani dalle 20.15 alle 20.45 a Marostica, via Montello 66, 14° dibattito. Va bene Francesco, allora visto che abbiamo fatto un po' tardi la trasmissione di oggi, manteniamo la promessa dell'altra volta. Va. Allora, la promessa dell'altra volta era quella che avrei parlato pedofilia, processi anche in Vaticano per gli ecclesiasti accusati. Vi avevo detto che la cosa era estremamente grave, cioè molto grave, perché il titolo faceva apparire una cosa e in realtà gli intenti erano assolutamente diversi. Allora, siccome Francesco si è fatto anche un mazzo e mi ha sollevato a me dal lavoro, mi ha mandato un po' di articoli, di questi ne ho stampati due. Uno
che chiarisce qual è la posizione attuale del Vaticano, cioè questo discorso appunto pedofilia processi anche in Vaticano per gli ecclesiasti accusati. Che poi tenendo conto che l'articolo è del Corriere della Sera, esatto, pensate appunto la gravità del simile affermazione, cioè ormai siamo, e questo sarebbe un discorso che già Quartaro aveva cercato di affrontare negli anni 30, che tutti gli atteggiamenti cristiani monoteistici cominciano ad andare a cozzare contro le leggi della società, cioè dal punto di vista più legale. Cioè già Quartara l'accennava, addirittura Quartara, che era un avvocato, sosteneva appunto che ci fosse il conflitto anche sulla stessa possibilità di fare la confessione, cioè mettere la confessione in Italia e essere libera per una società civile, e il problema è che il Papa potesse sparare cazzate tranquillamente verso i fedeli. Sì, in effetti. Cioè diceva, è possibile che per lui era, dal punto di vista giuridico, era impossibile che le encicliche del Vaticano fossero distribuite, consegnate o portate a conoscenza dei cittadini italiani, in quanto rappresentava una violazione della loro libertà. Fatto. Con l'affermazione fatta ultimamente sul discorso della pedofilia, veramente questa manifestazione di criminalità giuridica è il massimo. Però prima di fare quel discorso, bisogna sapere anche da dove nasce quel discorso. Cioè, in realtà, quando noi parliamo della pedofilia della Chiesa Cattolica e della manifestazione della pedofilia nei Vangeli, diciamo una cosa reale, ma il discorso della pedofilia da parte dei preti a livello mondiale è di una gravità che è assoluta, cioè in alcuni paesi, tipo il Canada, gli Stati Uniti, l'Australia, l'Austria stessa, l'Inghilterra, la Francia, ha raggiunto dei livelli di drammaticità che è una cosa spaventosa. Non che prima non ci fossero, però negli ultimi 30 anni sono stati denunciati i casi ed è venuto fuori tutto quello che i cattolici tenevano nascosto. Bene, io chiaramente non vi posso presentare quel 40 kg di materiale che ho io di rassegna stampa che ho fatto in questi ultimi 5-6 anni, però l'articolo che ha mandato Francesco, e che è del mercoledì 23 giugno del 1993, per cui tre anni prima che noi incominciassimo le nostre trasmissioni, questo è un articolo del Corriere della Sera, vi dà tutta la drammaticità di quello che è la situazione negli Stati Uniti, e da allora poi è peggiorata, tenete ben presente questo. E un'altra cosetta ancora, ci sono delle affermazioni che fa l'articolista all'interno dell'articolo, che potevano essere fatte da Wojtyla nel 93, ma che se venissero fatte oggi gli riderebbero il muso, ma non gli riderebbero il muso perché conoscono meglio la valenza di quelle affermazioni, ma perché io e Francesco abbiamo riempito il web di pagine e pagine per spiegare gli effetti dottrinali di certe affermazioni. E in particolare, di un'affermazione che è di una gravità immane, no? E cita Matteo 18,6, per costoro meritano di avere una pietra legata intorno al collo ed essere annegati in mezzo al mare. Vi ricordo che quell'affermazione non coinvolge assolutamente la pederastia dei preti nei confronti dei bambini, ma coinvolge soltanto il tentativo di altri di spiegare ai bambini come i preti siano dei pedofili. Per cui questa affermazione che viene usata per giustificare alcune affermazioni di Wojtyla in questo articolo, oggi poteva essere fatta nel 93, se la facessero oggi gli riderebbero tutti in faccia. Questo è importante da riuscire a ricordarsi. Mercoledì 23 giugno 1993, Corriere della Sera. Una durissima lettera del Papa investe del problema i vertici cattolici. Anatema sulla Chiesa USA. E l'articolo di Farkas Alessandra. Le molestie sessuali dei preti a danno dei minori non sono certo una novità. Di nuovissimo invece è l'atteggiamento che il Vaticano ha deciso di adottare nei confronti di chi, al riparo di tonache e crocefissi, si porta a letto i ragazzini. In una missiva di portata storica, secondo le autorità ecclesiastiche americane passerà agli annali della Chiesa Cattolica, Papa Giovanni Paolo II riconosce per la prima volta
che tale problema non riguarda affatto le singole diocesi, ma i vertici stessi della Chiesa. Pur di epurare e espletare i sacerdoti rei di molestie sessuali, il Vaticano si dice addirittura disposto a modificare le regole di diritto canonico. Vi ricordo che dal 93 ad oggi non è stato fatto. Il che potrebbe voler dire l'abolizione dell'attuale immunità concessa ai preti dopo 5 anni dal reato. L'estensione dello status di minore ai 18 anni, oggi per la Chiesa la prerogativa spetta a chi ha meno di 16 anni, e l'eliminazione di attenuanti quali l'insanità mentale, come se un prete fosse sano mentalmente. Venerabili e cari fratelli vescovi degli Stati Uniti, recita la lettera resa nota simultaneamente a Roma e Washington. Nell'ultimo mese mi sono reso conto di quanto stiate soffrendo a causa degli scandali creati da membri del clero. Poi parleremo di qual è la sofferenza. Come punire questi peccatori? E qui è finita la lettera. Come punire questi peccatori? Il Papa farà rispondere Cristo, Vangelo secondo Matteo 18,6. Per lui costoro meritano d'avere una pietra legata intorno al collo ed essere annegati in mezzo al mare. Ma la pena di morte va contro i principi della Chiesa moderna, sì, quando non si tratta di ammazzare i più deboli. Nel codice appunto Vaticano. Sì, la giusta guerra, la giusta morte, la giusta condanna a morte, cioè quello che ci fa comodo, sì. Noi li ammazziamo. Dobbiamo pensare ai mezzi umani per debellare questo male, suggerisce allora Wojtyla. Un comitato di esperti della Santa Sede e della Conferenza Nazionale dei Vescovi Cattolici sta studiando come meglio applicare le norme canoniche alla particolare situazione degli Stati Uniti. Prima di concludere, il Papa lancia un attacco contro i media, responsabili secondo lui di aver trattato un male morale come occasione di sensazionalismo. Cioè in pratica i giornalisti hanno la colpa di aver reso pubbliche le loro porcate. Vi ricordo che questo stesso discorso fatto nel 93 lo ritroviamo a Vienna, ma fatto ancora più pesantemente. In realtà questa improvvisa inversione di marcia del Vaticano, adesso scopriamo gli altarini, sembra dettata proprio dal diluvio di scandali piombati sulle prime pagine dei giornali negli ultimi tempi. All'inizio dell'anno il reverendo Edwards Pipala viene sospeso dalla chiesa di San Giovanni Evangelista a Gossen quando si scopre che ha portato a letto un esercito di ragazzini nella sua ex congregazione di Monroe a New York. Il mese dopo la diocesi californiana di Orange-Coutier è costretta a sospendere il padre Richard T. Kuglin dopo che 5 giovani lo accusano di averli molestati sessualmente 10 anni prima. Ma il caso che fa più scalpore è quello contro il reverendo Gilbert Gout, che nel 1983 fu spostato dalla sua parrocchia di New Orleans a una di Chicago, dove continua imperterrito le malefatte per cui era stato trasferito. Durante il processo a suo carico ammette di aver molestato almeno 36 chierichetti, e viene condannato e imprigionato per pedofilia. La sua diocesi è costretta a versare svariati milioni di dollari in danni alle famiglie delle vittime. E non è la sola. Questo scherzetto negli ultimi tempi è costato alla Chiesa Cattolica almeno 500 milioni di dollari. Stiamo parlando del 1993, dove la situazione stava solo cominciando a venire fuori. Pensate un po' dove è andato il vostro 8 per 1000. Dice il corrispondente religioso del Chicago Tribune, oltre a una scioccante pubblicità negativa ormai fuori controllo. Nel libro Non indurci in tentazione, i preti cattolici e l'abuso sessuale di bambini, lo scrittore James Berry punta il dito contro le menzogne gerarchiche ecclesiastiche colpevoli di aver nascosto e perpetrato questo dilemma. Invece di sospendere i preti colti in flagrante, la Chiesa fino ad oggi si è limitata a trasferirli da una città all'altra, insabbiando le accuse delle vittime fino a quando la polizia si presentava alla sua porta. Come è successo lo scorso mese nel New Jersey, dove 3 uomini hanno sporto denuncia per racket di prostituzione minorile e metodica tratta di bambini da far abusare dai preti. Sul banco degli imputati insieme alla diocesi sono finiti anche gli altri prelati della potente conferenza episcopale dei vescovi cattolici.
A complicare la loro esistenza ci ha pensato anche la cosiddetta rete dei sopravvissuti alle molestie sessuali di preti, con sedi nelle principali città USA e centinaia di adepti decisi a farsi giustizia, costi quel che costi. Si tratta, affermano, di criminali che hanno tradito la nostra fiducia e quelle delle nostre famiglie, spiega Barbara Blaine, la fondatrice, molestandoci in sacrestia, a scuola e perfino a casa nostra. Il futuro della Chiesa americana in bilico, dichiara una lettera di 18 pagine compilata da noti psichiatri, avvocati, sociologi e teologi e presentata durante la conferenza nazionale di Vescovi svoltasi giovedì scorso a New Orleans. 58 milioni di cattolici aspettano una risposta. E da allora la situazione è infinitamente peggiorata, non è migliorata. E addirittura nel Canada ci sono chiese, la cattolica c'ha l'8 per mille con cui forse riuscirà a sopravvivere, che hanno già dichiarato bancarotta per dover pagare gli abusi sessuali dei suoi preti. Fate un po' voi. Beh, poi sono fuori gli scandali l'Irlanda. Irlanda, in Australia, al limite, in Austria, in Germania, e in Italia hanno fermato la polizia, perché la polizia non è mai entrata negli oratori, non è mai entrata negli orfanotrofi, non è mai entrata nei posti, e quando lo ha fatto spesso ha trovato delle situazioni incresciose. Non sono i naschi, arrivano quando uno sta fumando, Il problema è questo, tutti questi provvedimenti che sentite che saranno adottati, faremo, vedremo, sembra, si pensa. Dal 93 fino ad oggi non sono mai stati adottati. Ma neanche adesso sono adottati. Esatto. Perché questo? Il motivo per cui non sono stati adottati è quello che ve ho sempre detto. Perché quando parla il pazzo di Nazareth, parla dello scandalo, ma se qualcuno scandalizzasse uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina da asino e venisse sommerso nel fondo del mare, guai al mondo per gli scandali, non dice assolutamente in cosa consiste lo scandalo. Cioè non dice questi preti hanno scandalizzato i bambini. Ma al contrario, sta dicendo, ma se qualcuno scandalizzasse uno di questi piccoli che credono in me? Per cui l'oggetto dello scandalo non è stuprare i bambini, l'oggetto dello scandalo è dirgli ai bambini, guarda che quel Gesù è un povero pazzo demente, è un delinquente da strada, questo è scandalizzare i bambini. E la Chiesa Cattolica questi passi li usa benissimo, come usa benissimo il fatto che voi non capite un cazzo di quello che è scritto nero su bianco, perché cavolo è scritto nero su bianco qui, volete che ve lo legga? Eccolo qua, Gesù disse loro, vi siete mossi come contro un ladro, con spade e bastoni per catturarmi a me, ogni giorno ero in mezzo a voi insegnando nel tempio e non mi avete arrestato, ma questo avviene perché si devono compiere le scritture, allora abbandonatelo. Tutti fuggirono. Vi fu però un giovinetto che lo seguiva, avvolto in un lenzuolo sul corpo nudo. Lo presero, ma lui, lasciato il lenzuolo, scappò via nudo. Ragazzi, stuprare i bambini è ad imitazione del pazzo di Nazareth. Per questo Wojtyla non può condannare i preti pedofili, ma non può neanche non fingere di perseguirli, perché se non fingesse di perseguirli e approvasse direttamente la pedofilia, chiaramente li farebbero un mazzo tanto gli stati civili. Allora, da un lato deve fingere di fare una cosa, e dall'altro lato deve proteggere i preti. D'altronde, lo scorso anno i vescovi francesi dichiararono che se la polizia francese faceva perquisizioni e indagini contro i preti pedofili, era in pericolo la loro libertà religiosa. Esatto. Cioè, qual è la libertà religiosa appunto di tutti quanti i monoteisti? È sempre quella di commettere la violenza sui minori, perché logicamente soltanto condizionando i minori si può avere una società di persone che vivono male e che soprattutto non diventano cittadini ma che diventano vittime di tutto. Allora, quello che noi stiamo facendo non è un discorso di attaccare la Chiesa Cattolica o i cattolici. Noi stiamo tentando di proteggere quello che è la costruzione del sistema sociale. Se io e Francesco ci facciamo un mazzo tanto per fare i nostri dibattiti, per stabilire qual è il crogiolo dello stregone, per dire che gli esseri sono degli dèi che si devono costruire nel mondo,
e trovo dei deficienti mentecati che prendono una persona, prendono un cane e gli tagliano le gambe davanti, e quel cane deve costruirsi nel mondo senza le gambe davanti, ve lo vedete? Ve lo vedete voi lavorare senza braccia? Ma credete che le tare psichiche costino di meno, impediscono di meno alle persone di affrontare la vita dopo che un bambino è stato stuprato? Non è forse una persona meno matta che va ad affrontare la vita con un handicap di più? Cioè, anziché facilitare la costruzione dell'uomo, anziché l'uomo che si costruisce, questi segano le gambe a un bambino, lo stuprano per impedirgli di costruire. Se noi, io e Francesco, diciamo che la religiosità è l'uomo che si costruisce, che si fa Dio nel mondo, qui non si tratta di attaccare la Chiesa Cattolica, si tratta di praticare un principio dottrinale fondamentale per il paganesimo. Cioè, noi non possiamo farci handicappare dall'inizio. Non so se è chiaro. Francesco. Sì, ma infatti, ma lo scontro è sempre questo: cioè, le persone pensano che tutte le religioni sono uguali. Non è vero, tutte le religioni non sono uguali, cioè il monoteismo non è uguale al politeismo, non è la stessa dignità. Perché il centro di riferimento è sempre diverso, cioè nel politeismo e nel paganesimo quello che conta è la capacità delle persone di realizzare se stesse e, realizzando se stesse, di realizzare la società. Ma quello che è fondamentale è sempre la capacità del singolo di fare le cose. Ed è sempre il singolo che le compie, che agisce, ed è sempre il singolo che ha la capacità di fare questo. Dal punto di vista, ad esempio, del monoteismo, questo non è possibile, perché il singolo non ha nessun potere, non ha nessuna capacità, deve essere qualcuno che glielo riconosce. Allora, io, per fare un esempio molto stupido, noi abbiamo davanti tutti quanti la tranquillità con cui noi affrontiamo il discorso del battesimo dei bambini. Prima di tutto, il battesimo non viene fatto come una funzione collettiva o individuale di introdurre i bambini nella società, che potrebbe anche essere accettata, cioè nel senso che il rituale di passaggio o il rituale di iniziazione o di ingresso nella società, per quanto brutti, sono sempre esistiti in tutte le società e sono fondamentali anche per una dimensione culturale, una dimensione psichica e una dimensione, diciamo, di collettività e di individuo. Ma nel monoteismo non avviene questo. Arriva sempre il discorso del gregge, cioè che le persone prima di tutto vengano portate al battesimo perché hanno il peccato originale, sono nel peccato e devono essere salvate. E questo qua significa anche questo, che la persona è incapace di liberarsi dei propri problemi, ma che adesso è qualcuno che glielo dà. Recentemente ho visto un filmato dello shintoismo giapponese in cui c'è un rituale di passaggio in cui i ragazzi diventano adulti. Questo rituale di passaggio consiste nell'usare l'acqua fredda. Benissimo, ma non è un sacerdote che butta l'acqua in testa, sono i ragazzi stessi che entrano e con le loro mani, con le loro ciotole, lanciano l'acqua contro gli altri. Ma significa che questo rituale può essere compiuto da qualsiasi, che se la persona non si sente pronta non lo fa, e soprattutto la capacità sta nell'individuo di realizzare le cose, nelle capacità proprio delle persone di fare le cose, e devono essere persone a fare. Nel monoteismo questo non avviene, perché si insegna sempre la passività. Tutta la tua vita deve essere scandita da un qualcuno di esterno che va a decidere, che va veramente a condizionarti, va veramente a stabilirti un percorso su cui devi agire. E logicamente, cosa è più semplice quando nessuno si vuole imporre un comportamento del genere? È la pedofilia. Ma la pedofilia, nel senso più traumatico, deriva sempre dalla volontà del Cristo, dalla capacità del Cristo di essere criminale. Cioè deriva non da un'applicazione errata o maligna o deformata delle persone, ma deriva sempre da una volontà di quella che si chiama imitazione di Cristo. Cioè, moltissimi autori cristiani hanno parlato dell'imitazione di Cristo. Benissimo, l'imitazione di Cristo per un cristiano è essere criminale nella vita. E questa criminalità la si deve sempre percorrere, non contro chi è più forte o chi è capace, ma contro chi non ha ancora la situazione positiva di poter affrontare le cose. E soprattutto non ha neanche l'appiglio della famiglia che sia capace di aiutarlo, di sostenerlo. Perché si trovano di fronte a dei genitori che vanno a delegare la loro capacità di educare i figli o di spiegare le cose ai figli, vanno a delegare al prete. Ma questa non è una delega insignificante, perché si va a trasmettere alle persone, ai bambini, dice: perché tu sei mio padre, sei mia madre, non sei capace di dirmi le cose, devi mandarmi dal prete. Cioè, la logica elementare, spicciola e giusta anche dei bambini è questa, dice: come tu sei mio padre, non sei capace di fornirmi queste informazioni. Logicamente, se noi forniamo ai bambini un simile comportamento, logicamente cosa possiamo pretendere? Che la loro educazione, la loro cultura, la loro capacità di vivere all'interno di una società, di un ambiente, di uno stato, di un paese, cosa potrà essere? C'era anche a Roma antica un rito, una specie di rito, chiamiamolo così,
di ingresso praticamente in famiglia appena nato, credo si chiamasse Levatina, cioè la divinità, dovrei guardare comunque non c'ho sto mano, e in realtà non era altro che il padre che prendeva in braccio il figlio, cioè praticamente il padre riconosceva il figlio, riconosceva la sua responsabilità nei confronti del figlio, però era il padre che si assumeva la responsabilità nei confronti del figlio. Mentre invece nel battesimo della Chiesa Cattolica c'è la marchiatura del bambino quale proprietà del gregge, quasi roba sua. Ma la dimostrazione è nel diritto romano, cioè per quanti secoli la cultura europea cristiana aveva i figli ripudiati, per il diritto romano non era ammissibile che un padre ripudiasse suo figlio. C'era l'abbandono, cioè... Sì, beh, c'era l'abbandono, però cioè, dal punto di vista legale, cioè appunto potevi abbandonare però rimanere sempre suo padre, cioè non potevi ripudiarlo. Veniva lasciato un amuleto al collo, cioè, come, proprio per riconoscerlo, qualora si poteva richiedere, no? Cioè, ma per la legge romana, cioè nel senso se il genitore era nella condizione, diciamo, economica di poter mantenere un figlio, non poteva ripudiare un figlio, cioè i diritti del figlio gli erano riconosciuti in qualsiasi caso anche contro la volontà del padre, e nessun padre, cioè logicamente in situazioni di povertà o in situazioni di estremo poteva essere abbandonato, ma rimaneva sempre il loro figlio, cioè nel senso non come è avvenuto per secoli nella cultura cristiana che potevano essere i figli indegni, illegittimi, cioè figli illegittimi, cioè pensate a questa veramente atrocità giuridica. Cosa ha generato per secoli? La possibilità di concepire che dei figli fossero illegittimi. Bastava battezzarli e poi ammazzarli. Cioè, era allucinante. Vabbè. Francesco, vediamo questi provvedimenti del Vaticano. Perché adesso vi ho detto qual è la situazione. E bisogna vedere perché a un certo punto il Corriere della Sera del 9 gennaio 2002 viene fuori con un articolo dicendo pedofilia, processi anche in Vaticano per gli ecclesiasti accusati. Allora proviamo un po' a leggere questo articolo. Firma Bartoloni Bruno. Linee guida della Santa Sede per i casi di abusi sessuali. Segreto pontificio sulle inchieste pedofilia. Processi anche in Vaticano per gli ecclesiastici accusati. Sarà il Vaticano a gestire direttamente d'ora in poi i casi di abusi sessuali e di pedofilia nei quali siano coinvolti gli ecclesiasti di qualsiasi ordine. Un modus proprio firmato da Giovanni II autorizza il cardinale, guarda chi che sei, Joseph Ratzinger, un pedofilo pederasta notorio, ad evocare alla Congregazione per la Dottrina della Fede tutte le competenze canoniche. Naturalmente non quelle civili o penali. Mi sembra ovvio. La delicatezza dell'argomento è l'origine di una divulgazione un po' pasticciata della decisione. Il motu proprio che chiede al cardinale di formulare linee di comportamento generali da far conoscere ai vescovi di tutto il mondo è apparso solo ora sugli Acta Apostolis Sedis, la gazzetta ufficiale del Vaticano, evitando i canali tradizionali di divulgazione. E già c'era un tentativo di segretezza, ma in realtà l'istruzione con la quale il prefetto della congregazione per la dottrina annunciava la centralizzazione dei processi a carico di eventuali imputati e chiedeva ai vescovi di segnalare i casi tempestivamente risale a quest'estate. Ne aveva dato notizia il 4 dicembre scorso, non a caso, vista la serie di scandali denunciati negli USA, l'agenzia di vescovi americani Catholic News Service. Un certo malumore si era poi registrato in alcuni ambienti episcopali, informati della centralizzazione senza aver visto il motu proprio che autorizzava il cardinale Ratzinger ad annunciarla. L'istruzione chiede anzitutto il rispetto del segreto pontificio su qualsiasi caso scoperto o denunciato. Il segreto pontificio, dopo quello del confessionale, è il più rigido della Chiesa e violarlo comporta pene canoniche severissime fino alla scomunica, dalle quali si può essere assolti solo dal Papa. Le norme portano 18 anni l'età dei minori vittime di abusi sessuali, in deroga al codice canonico che fissa 16 a maggiore età. In certi casi i processi nei confronti dei sacerdoti accusati potranno venire celebrati nei tribunali diocesani locali invece che in Vaticano, davanti ai giudici della Congregazione per la Dottrina,
che rimarrà l'unico competente per l'appello. Le decisioni prese dal Vaticano e dai tribunali ecclesiastici non potranno impedire che gli eventuali responsabili vengano chiamati in causa ai processi civili. La Chiesa degli Stati Uniti ha dovuto finora sborsare somme ingenti a titolo di risarcimento delle vittime di ecclesiasti responsabili di abusi. In Francia il vescovo di Bagion Picard è stato condannato lo scorso settembre a 3 mesi di carcere con la condizionale per non aver denunciato un prete della sua diocesi riconosciuto colpevole di pedofilia. L'obbligo al rispetto del segreto pontificio imposto ora dal Vaticano avrebbe forse potuto aiutarlo a difendersi, cioè me l'ha detto Wojtyla, glielo ha detto, cioè il processo è venuto fuori che glielo ha detto Wojtyla. Davanti ai giudici della Corte d'Oltralpe, Bruno Bortolani, la scheda è la novità, d'ora in poi il Vaticano gestirà direttamente i casi di abusi sessuali e di pedofilia nei quali siano coinvolti gli ecclesiastici. Prima lo facevano ogni singola congregazione, le caratteristiche si tratta ovviamente di giudizi canonici, non civili o penali che spettano come sempre ai tribunali tradizionali. In pratica, cosa dice il Vaticano? Gestiamo noi, tutto è segreto, tutto deve essere mantenuto nel segreto. Sì, lo so, qualche volta i tribunali civili arrivano, qualche volta c'è la denuncia penale, qualche volta qualcuno prende il coraggio per denunciare, però intanto noi mettiamo sotto segreto. Quando noi abbiamo messo sotto segreto, se proprio non ce la facciamo, ma intanto diventa segreto. E il segreto viene imposto ai vescovi, viene imposto ai cardinali, viene imposto a Wojtyla. Questo si chiama associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata allo stupro dei bambini. Ve lo ripeto, associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata allo stupro dei bambini. Da oggi in poi la Chiesa Cattolica, da sempre veramente, potete considerare un'associazione mafiosa finalizzata allo stupro dei bambini. Ogni cristiano è un appartenente a un'associazione mafiosa finalizzata allo stupro dei bambini. Ogni cristiano, ognuno che adora Dio, ognuno che dice Gesù, è un mafioso che appartiene a un'organizzazione finalizzata allo stupro dei bambini. So se sono stato chiaro, Francesco. No, è chiarissimo. Io ripeto ancora, cioè, non so. No, ma infatti quello che è appunto la cosa più tragica è... Questa notizia ha avuto pochissimo clamore, e proprio questo fatto, cioè di sottrarre all'obbligo di rispondere alle leggi di ogni Stato, le persone perché possono usare la scusa del segreto vaticano e di conseguenza possono rifiutarsi di collaborare con la giustizia affinché persone che hanno subito violenze siano difesi nei loro diritti di cittadini. E questo veramente è un attacco, chiamiamolo eversivo e sovversivo e criminale al potere di ogni Stato. Cioè dice, uno Stato non ha più il dovere di tutelare i propri cittadini. No, il cittadino fa parte del gregge Vaticano, del gregge di Dio, e di conseguenza noi possiamo benissimo anche rifiutarsi di accettare l'autorità di uno Stato, perché quello che appunto è più grave in questa maniera è proprio il togliere allo Stato dei cittadini. E rendetevi conto cosa si viene a creare: un cittadino che può benissimo rifiutarsi all'autorità statale di dare delle informazioni che sono necessarie, e soprattutto informazioni in caso di complicità, perché queste sono conoscenze di reati che sono penali, che hanno una dimensione tragica proprio per l'esistenza delle persone coinvolte e per l'età dei ragazzi soprattutto, eppure questi, con la scusa che esiste un segreto vaticano, possono non collaborare con la legge dello Stato. E questo... cosa vogliamo dirlo? Non è successo nel Medioevo, no, è successo nel 2002. Di conseguenza, quando noi diciamo che la volontà inquisitoria di ogni monoteismo è sempre la stessa, cioè quella di distruggere, di annientare, quella di cancellare, quella di considerare le persone un gregge, non dovete dire è la Chiesa del passato, è la Chiesa di 50 anni fa, è la Chiesa di sempre, è la Chiesa di Gesù Cristo. Il vero problema, torno ancora a ripetere, non è che noi attacchiamo, noi non abbiamo mai attaccato il cristianesimo, la Chiesa Cattolica, il pazzo di Nazareth, il macellaio di Sodoma e Gomorra. Noi non li abbiamo mai attaccati. Cioè, quello che la gente fa fatica a dire, fa come, cioè, 5 anni che da sti microfoni qua siete a dire il pazzo di Nazareth, il pederasta di Nazareth, il macellaio di Sodoma e Gomorra, e nessuno dice niente, perché noi non abbiamo mai attaccato nessuno. Abbiamo semplicemente rilevato quelli che sono i comportamenti e quella che è l'incisività di quei comportamenti nella vita quotidiana. E non è un attacco, perché
Perché se io vi dico che nella nostra religione l'uomo si costruisce, affronta la vita, si trasforma, se ce la fa, trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, se non ce la fa, non trasforma un bel niente, la sua vita è persa, cosa significa questo? Che tutti quei figli di puttana che mettono ostacoli sulla strada delle persone, specialmente dei bambini, vanno a distruggere la possibilità di esistenza della specie, vanno a distruggere una ricchezza sociale, una propositività che queste persone avrebbero potuto dare anche alla vita stessa. Per cui non è che io attacco loro, sono loro che stanno attaccandoci. Cazzo, ci mitragliano, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Ci stanno mitragliando. Oh, sveglia! Ma difatti, vedi, il discorso, loro che vogliono tranquillamente proseguire, cioè, questa non fa parte di un'azione puramente tranquilla. Cioè, non è un'azione estemporanea, è un'azione complessiva in cui tutto quanto viene fatto viene finalizzato proprio per ripetere le cose. Allora, quello che ad esempio noi avevamo detto, che questo qua è un'azione concreta per cercare di giustificare il ripetersi dell'Inquisizione, lo abbiamo con delle dimostrazioni continue. Allora, noi abbiamo adesso che il Vaticano dice, pone un segreto e si oppone alla volontà, alla sovranità degli stati, posso non piacere comunque dal punto di vista della legalità, uno Stato ha la sua sovranità, vanno a rifiutare la legalità dello Stato. Dall'altra parte cercano sempre di minimizzare i loro crimini. Facciamo un esempio, noi abbiamo citato il caso ad esempio di alcuni libri, tipo il libro nero dell'Inquisizione fatto sempre dai cattolici della PM, che dice che le vittime erano 70.000, e la gente va a prendere perché dice è il libro nero del cristiano, è il libro nero dell'Inquisizione. No, benissimo, la stessa PM me viene... l'hanno offerta 3.000 lire. Sì, no, ma vedi, il discorso è una cosa ben diversa. Quello che è più tragico è che logicamente questo libro serve a introdurre un concetto in cui di diminuzione, perché subito dopo la PM ha pubblicato da poco un libro che si chiama di Rino Camilleri, La vera storia dell'Inquisizione, in cui si fa un'analisi che questi qua non erano criminali, in fondo facevano soltanto un'opera teologica, hanno perseguito sì qualche pochissime persone, cioè rientra in tutto un tentativo di demolizione di quello che loro hanno fatto, di quello che hanno agito e di cancellazione delle prove. Il fatto stesso che si ponga il segreto e si dice questo segreto è un segreto vaticano e le persone possono non parlare con l'autorità, non sono più tenute a rispondere come cittadini, ma sono come sudditi, ed esiste la scomunica e soltanto il Papa lo può fare, ma soprattutto sono tenuti al segreto perché il Papa lo impone, implica chiaramente che il concetto, diciamo, di uguaglianza giuridica viene a sparire. Infatti. Cioè, questa è la cosa più veramente... E che soprattutto non esiste più neanche la volontà delle persone di poter decidere le cose. Cioè, uno non può dire, agisco perché questa cosa mi fa disgusto, perché provo ribrezzo, perché provo scandalo, perché provo vergogna, perché questa è una cosa che non può essere accettata. No, tu questa cosa devi stare in silenzio, non puoi denunciarla, non puoi opporti, perché il Papa, che rappresenta Gesù Cristo, ricordiamolo sempre, non vuole. Ma d'altronde... Il Papa dice questo a questi disgraziati di non parlare, ma non perché se l'è inventato lui, perché gli ha insegnato Gesù Cristo. Cioè, Gesù Cristo è sempre un fattore criminale. Dobbiamo sempre dire che il nostro attacco è fatto in base a dei principi ben chiari, cioè il monoteismo contiene in sé una volontà criminale, una volontà della distruzione della vita. E questo noi non lo possiamo accettare. Che poi gli epigoni o gli imitatori della scimmia Gesù Cristo siano imitatori incapaci, questo è secondario. Il problema è che Gesù Cristo rappresenta una volontà criminale e soprattutto insegna ad essere criminali. E il nostro attacco viene fatto a questo. A noi che uno crede alla verginità della Madonna o ad altre cose, lo troviamo ridicolo, lo può benissimo fare. Il problema è che si riaggancia tutto un bagaglio di... La repressione sessuale delle donne, cioè, sta... Ma vedete, cioè, questa cosa, ad esempio, che è uno scandalo enorme, perché le affermazioni che vengono fatte, il modo di proporre le cose, nessuno si è scandalizzato, perché volutamente esiste la volontà di non creare turbativa. E questo viene fatto tramite organizzazioni che hanno un potere incredibile. Cioè, basta pensare ad esempio al potere che in Italia ha dal punto di vista economico la Compagnia delle Opere, che è legata a Comunione e Liberazione, o all'Opus Dei,
Ce ne hanno mandato uno qua di Comune di Liberazione Francesco, ce l'hanno, lo stanno preparando. Chissà mai i domati crescano un pochetto, intanto gli mandiamo il vescovo a Venezia che sappia un po' più di strada, stato era troppo debole. No, ma se non vorrei sbagliare, non vorrei commettere, faccio una verifica. Se tu ti parli del patriarca di Venezia, era già uno che una sua era, mi sembra, a un'università. Sì, la Teranense. Ecco, aveva già attaccato una sua intervista al politeismo, di sì, quelli che si fondevano. Sì, lo so che c'era mandato. Io non ho bisogno dei servizi segreti, lo so, non c'è problema. Sì, no, magari non si farà sentire, però sai, quando diventerà un po' più incisivo il discorso, non ti preoccupare. Sì, no, ma vedi, la cosa appunto significativa è sempre questa, cioè che per noi il monoteismo e la figura di Gesù Cristo rappresentano proprio l'antitesi di ogni capacità per l'individuo, ma non solo per l'individuo, ma anche per una società, di riuscire a trovare in se stessa le energie, le forze, i principi per reggersi e per proseguire. Logicamente il monoteismo ha sempre questa capacità di falsificazione, e non pensiamo che i monoteismi siano sempre religioni, sono sempre azioni criminali, sono sempre azioni di distruzione, sono sempre azioni di sottrazione in tutti i campi di esistenza. Non pensate che il negativo del monoteismo sia soltanto all'interno di una forma religiosa. Questo comportamento fatto dal Papa ad imitazione della criminalità di Cristo è un comportamento giuridico che veramente rasenta quasi l'istigazione a delinquere. E soprattutto solleva questo problema, che ormai ogni forma di monoteismo fa contro i poteri statali e va contro la cultura dell'uomo. Sì, ma noi arriviamo a un punto tale in cui effettivamente quello che un tempo era una mediazione fra la struttura religiosa e la struttura sociale ormai è saltata completamente, cioè lo scontro che c'era fra Occidente e comunismo, diciamo, 20 anni fa, no? Adesso non esiste più, cioè la gestione direttamente delle persone è fra Chiesa Cattolica e monoteismo e economia dall'altra, e per cui economia, modi di vivere, modi di consumare, modi di rapportarsi all'interno della vita. Per cui la Chiesa Cattolica, come tutti i monoteisti, vedono un po' sfuggire questo controllo delle persone e devono per forza radicalizzarlo attraverso dei comportamenti che prima invece erano abbastanza mascherati, perché anche prima stupravano bambini. Sì. Cioè, siccome la Chiesa ne stupravano e a uffa. Cioè, siccome la Chiesa Cattolica era uno strumento per gli Stati Uniti, per l'Occidente, contro l'Unione Sovietica, allora era inutile far saltare uno strumento, cioè preferivano lasciare che i bambini fossero stuprati per riuscire a combattere i feroci comunisti dell'Est Europa, e allora si tolleravano certi comportamenti. Adesso che è saltata la contrapposizione e l'uomo ha una sua funzione all'interno del sistema sociale, una funzione di produttore, di consumatore, di partecipante alla vita civile, è in una situazione anche dove le idee, il pensiero si sta un po' rattrappendo proprio per l'educazione che la Chiesa Cattolica e il monoteismo ha imposto sulle persone, e chiaramente tutte queste contraddizioni stanno venendo al pettine. Pertanto la Chiesa Cattolica si trova un pochetto col culo scoperto, diciamo, ecco, in questi termini, e giustamente finché Wojtyla non verrà arrestato per genocidio, per stupro, per devastazione dell'uomo, sarà abbastanza complessa la faccenda, anche perché per costruire un uomo ci vogliono 25-30 anni. E gli uomini stati costruiti adesso, in testa, sono stati educati dal punto di vista cattolico. E ci vuole il tempo di trasformazione. Quanto ci è voluto perché il cattolicesimo si imponesse sulle idee del paganesimo, sulla libertà pagana? Ci sono voluti quasi 400 anni, quasi 400 anni di massacri, di morte, di stragismo per riuscire a distruggere quello che era il respiro di libertà delle civiltà antiche. Per cui ci vorranno delle generazioni prima che nasca un uomo che sia abbastanza svincolato dalla coercizione emozionale che i cattolici impongono ai bambini per avere un sistema di giudizio un po' nuovo. E noi non sappiamo ancora com'è l'uomo, cioè ricordate che questo ci impedisce, cioè noi non sappiamo ancora quali sono le nostre possibilità, quali sono le nostre potenzialità, perché il monoteismo ha distrutto la capacità dell'uomo di costruirsi, di affrontare la vita, di guardare il futuro. Per cui noi non sappiamo neanche quando noi rimuoveremo l'orrore, il terrore, la morte portata dal macellaio Sodoma e Gomorra del patto di Nazareth, non sapremo neanche quante potenzialità in realtà abbiamo, perché c'è un universo dentro di noi che spinge per uscire. Sì, no, ma infatti di fatto noi non possiamo neanche immaginare
quello che l'uomo può essere, proprio perché 2000 anni, che sono pochi dal punto di vista della vita, 2000 anni per un'esistenza delle persone sono veramente una distruzione considerevole. Io, il monoteismo rappresenta come sempre la distruzione di qualsiasi cosa, rappresenta proprio ormai un crimine contro la civiltà, contro la cultura, contro qualsiasi cosa. E di cosa voglio, il monoteista sembra la cosa peggiore, cioè nel senso che in ogni parte del mondo il monoteismo provoca danni, provoca distruzioni, e soprattutto quello che è una caratteristica di ogni monoteismo è la cancellazione di tutto quanto quello a disposizione dell'uomo per poter costruire la propria società, la propria cultura, il proprio ambiente, ma anche la propria singola cultura. Cioè, nel senso che il monoteismo non si limita ad agire perché, ad esempio, le leggi di uno Stato vengono cancellate, vengono tolte. Basta pensare a quello che i monoteisti fanno con la legge, ad esempio, sull'aborto in Italia. Ma in giro per il mondo ogni monoteismo si ha da fare affinché ogni persona sia sempre considerata gregge, pecora di un gregge. E questo veramente lo fanno tutti i monoteismi. E di conseguenza, purtroppo, le energie che potrebbero essere utilizzate per realizzare se stessi devono essere mai utilizzate per lottare contro il monoteismo. Cioè, ormai siamo più alla guerra, siamo allo scontro. E gli scontri sono sempre duri, ma logicamente non si può scappare da questo. Cioè, d'altronde la realtà è questa. Il monoteismo porterà sempre allo scontro, proprio perché nella sua natura è quello di scontrarsi con la realtà, con l'uomo. Ricordate che le guerre di religione non sono mai esistite, le ha portate il cristianesimo. Cioè, il cristianesimo che ha macellato gli esseri umani solo per fare guerre di religione. E la primissima guerra di religione, di mattanza, è avvenuto ad opera degli zeloti, dai quali viene fuori il cristianesimo, perché il cristianesimo è di origine zelota. Il massacro di Masada, cioè il suicidio collettivo di Masada, Tito ci ha messo, i romani ci hanno messo 70, 60 anni, non so quanti anni, per riuscire a capire che questi facevano questa guerra solo per imporre il loro dio. Beh, sul Masada si sarebbe da aggiungere che è un falso storico, cioè nel senso che In ogni monoteisti sono solo capaci non di combattere di fronte, di conseguenza Masada non era una forma di resistenza del monoteismo ebraico, è un'invenzione della propaganda, cioè nel senso che il monoteismo è capace solo di lavorare per propaganda, perché quando i monoteismi si devono scontrare e si trovano dall'altra parte delle forze resistenti, hanno soltanto il lato terroristico per poter fare le cose, hanno il silenzio di nascondere le cose. Da ricerche storiche compiute in Israele sembra che Masada non sia mai esistita, che non ci furono questi gloriosi monoteisti a difendersi dall'esercito romano, anche perché hanno fatto 3-4 anni fa degli scavi archeologici e hanno trovato che le persone erano state seppellite assieme dei maiali, e certo i maiali non erano ben visti dagli ebrei, di conseguenza facendo delle ricostruzioni appartenevano a qualche altra struttura, e l'assedio di Masada e l'attacco, diciamo, lo Stato romano contro Masada non è mai esistito, perché i monoteisti non sono capaci di difendersi, sono solo capaci di essere codardi. Comunque, nascondersi ed attaccare da criminali. Io lascio un po' sospeso il discorso perché Tito e Flavio Giuseppe, insomma, cioè, beh, ormai, insomma, quella guerra l'hanno fatta contro qualcuno, sì, magari ma non infatti sarà proprio Masada, ma sarà qualcos'altro. Però fu effettivamente una resistenza zelota. Sì. Cioè, fu la resistenza zelota dalla quale dagli zeloti vengono fuori i cristiani. Perché sì, ricordate che i cristiani hanno sì delle cose essene con cui si mascherano, tipo l'astinenza sessuale, roba di questo genere, che poi anticamente era uno dei vari sistemi con cui non fare figli, perché sennò si immiserisce il sistema sociale, per cui non aveva niente di particolare, ecco. Anche nel neoplatonismo abbiamo la continenza, no? Cioè il principio di contenersi proprio per non riempire il sistema sociale dei figli, cioè. Ma c'era un po' dappertutto questo, o fra abbandoni minori, o certe, ogni società aveva il suo sistema per non avere troppi figli. Però prendono questo da loro, dagli esseni i cristiani, però non prendono altro. Cioè, l'essenza del cristianesimo è zelota, è quelli che pugnalano la gente alle spalle, è quello che mentono proprio per esaltare il loro Dio. Cioè, la menzogna ai fini del loro Dio è una menzogna sacra, che è una cosa aberrante, non so, per noi altri. Cioè, vai a mentire per cosa? Per la maggior gloria del mio Dio. Ah! Beh, se avessi andato a rubare, magari qualcosa te portavi a casa, magari la pagnotta la mangiavimo. No, per la gloria del mio Dio, vado a mentire. Cioè, ti rovino la vita a te, inventandomi panzane, per la gloria del mio Dio. Devo raccontarti che sei un Dio buono, un Gesù buono,
una panzana vera e propria per la gloria del mio Dio. Beh, è come Civitavecchia, sai, la Madonnina serve dei satanisti, sai che l'ennesima panzana, sai che hanno buttato sui giornali, Civitavecchia, la Madonnina sedetta dei satanisti. Poi vai a leggere, ma tra l'altro ti è andato anche proprio una risonanza. Cazzarola! Sì, se poi uno va a leggere, sembrerebbe, si dice, si racconta che sarebbe successo questo, avrebbero trovato, e alla fine si viene a sapere che tutto questo è una campagna orchestrata perché sembra che in casa di qualcuno di veggenti sia andata fuori un'altra mastato della Madonnina. Ah. Visto il calo delle affluenze, visto che sono scesi la gente che va là, adesso sai, si fa il clamore, dice i satanisti vanno contro la Madonnina Civitavecchia, e adesso però si sembra che sia stata fuori un'altra statuina in maniera molto misteriosa, occulta, e logicamente qua bisogna portare i polli a essere spennati, bisogna portare le egregie a farsi tosare, e questo succede, e logicamente il titolo mettono fa Civitavecchia, i satanisti nella città della Madonnina, che poi insomma non hanno trovato niente, perché insomma lo ripetiamo, che i satanisti veri sono i monoteisti. Sì, no, ma a parte quello, non so, Dimitri ha appena chiesto un miliardo di risarcimento danni, probabilmente non so, ne chiederà degli altri a sto punto. Cioè, io magari la prima volta che lo vedo gli dico, senti, chiedi di più, perché tanto ti stanno già preparando delle altre cose, a sto punto ti conviene subito, no? Cioè, no, non ci sono parole, effettivamente. Vuoi che diamo il via alle telefonate, visto che... Va bene! 049 700 700 e 049 700 838. Sì, con l'occasione ricordiamo appunto che domani sera c'è la conferenza a Marostica, l'appuntamento è dalle 21:15 alle 20:45 in via Montello 66 sulla statale che porta da Marostica a Bassano, appunto, e poi andremo al luogo della conferenza. Pronto? Pronto? Ciao, dimmi. Dunque, ho sentito la vostra trasmissione che basso la radio. Sì, grazie.